Giuseppe Bergamin, i lavori proseguono, come sta andando? Anche la Sunglass entra in prima fila. Sì, abbiamo preso questa iniziativa proprio per arrivare, diciamo, a completare l'opera che risultava tronca senza completare, diciamo, la parte sud della tribuna. E poi, appunto, prevedendo che su questo stadio possano giocare il nostro settore giovanile e in previsione che un ulteriore stralcio da parte del Comune possa rimetterlo in condizioni per giocare anche partite di altro livello. Credo che sia il primo intervento, è un buon segnale, come dire, volevo dare anche un segnale all'imprenditoria privata, perché le cose possono riuscire mettendoci un po' ciascuno del proprio. Ecco, prima lei ha descritto chiaramente, insomma, nei dettagli anche quello che proprio farà e come migliorerà anche l'estetica. Sì, diciamo che il vetro è uno dei componenti importanti per l'architettura moderna. Messo in uno stadio, poi in certe situazioni può creare un valore aggiunto per quanto riguarda proprio l'immagine dello stadio stesso. E poi sappiamo che attraverso il vetro, che è una cosa trasparente, si vede tutto. Quindi non ci sarà più la recinzione e le balaustre saranno in vetro? Esattamente, pertanto una visibilità completa del prato. E sicuramente, diciamo, è un'iniziativa che volge anche alla possibilità di prevedere, diciamo, degli impianti nuovi se il Comune, diciamo, appoggerà certi progetti, proprio con la modernità applicata allo stadio, voglio dire, pur sapendo che qui stiamo parlando di un monumento storico.